Ad Agrigento nei giorni scorsi, in occasione della venuta del ministro per il Sud, Francesco Provenzano, è arrivato anche a sostegno dei candidati del PD, presenti in questa tornata elettorale in tante liste civiche che hanno preferito non candidarsi con il simbolo del partito, anche il segretario Antonio Barbagallo, che ha incontrato i tanti sindaci di area presenti. Eletto lo scorso 18 luglio presso il teatro di Morgantina a Enna, dove si è svolto il congresso regionale alla presenza del segretario nazionale Zingaretti, Antonio Barbagallo ha ribadito la netta posizione del PD in opposizione al governo Musumeci. Era da tempo che nella nostra città non si vedevano manifestazioni del Partito Democratico dopo le ultime scissioni avvenute al suo interno, che ha visto tanti ruoli dirigenti e simpatizzanti passare dall'articolo 1 a quello di Renzi. Insieme col ministro Provenzano siamo venuti qui a dare il nostro contributo, un contributo di idee, ma anche portando la dote importante dell'impegno del governo nazionale a sostegno del Mezzogiorno con queste due misure straordinarie che sono il Recovery Fund e il MEF. E l'abbiamo fatto davanti a iscritti, simpatizzanti e militanti. La vostra azione all'interno del governo regionale? No, non siamo all'interno del governo regionale, siamo in una fermissima opposizione, siamo molto delusi. Mi riferivo alla vostra opposizione nei confronti del governo regionale. Siamo molto delusi, il governo ne combina di tutti i colori, l'ultima è questa pazzia di far votare la Sicilia 2 settimane dopo il resto d'Italia, con il rischio, di mettere a repentaglio la salute dei cittadini, perché ovviamente i contagi sono saliti. E quindi mobilitare per il voto migliaia di persone in queste condizioni è stata veramente l'ennesima pazzia del governo. Se aggiungiamo al fatto che, come dire, ci sono risorse a carico della Sicilia e non del governo nazionale, come sarebbe accaduto se si fosse votato il giorno del referendum, quindi è l'ennesimo disastro combinato da Musumeci e compagni.